Il pianoforte per Rachmaninoff è una sorta di alter ego, una sorta di anima, una sorta di strumento fondamentale e direi di arnese quasi per l'artigiano Rachmaninoff. La sfida era quella di creare un brano per pianoforte ma senza il pianoforte. Rachmaninoff ovviamente nella sonata concepisce la forma rispettando quelle che sono un po' le proporzioni della forma sonata, diciamo, classica di tradizione. Quindi per la prima volta anch'io ho voluto pormi di fronte alla domanda cosa significa oggi scrivere in forma sonata, che rapporto possiamo avere con un'idea di tematismo, ma non inteso in senso classico, in senso tradizione, appunto in senso tradizionale, ma cosa oggi può essere appunto considerato il tema, considerato proprio tematico. Ho preso il primo movimento della sonata, l'Allegro moderato, e ho deciso di rispettarne lo stesso numero di battute e esattamente le stesse proporzioni che Rachmaninoff usa tra esposizione, sviluppo e ripresa. Quindi fare un'analisi profonda dei gesti musicali e delle proporzioni interne al primo movimento della sonata che Rachmaninoff utilizza, cercando di tradurli, di filtrarli e di portarli verso il mio modo di scrivere.